sto sulle scale. Alle concittadine e concittadini del nostro amato borgo Castelnuovo, un gentile saluto di accoglienza a tutti coloro che sono qui oggi in veste di visitatori e di ospiti, e spero che poi apprezzeranno anche la nostra accoglienza. Grazie. Allora, inizia questo dibattito sulle ricerche archeologiche preliminari nel territorio di Castelluccio Inferiore. Io adesso presento tutti gli ospiti e poi darò la parola a ciascuno di loro mano a mano. Allora, abbiamo il nostro sindaco Paolo Francesco Campanella, sindaco di Castelluccio Inferiore, poi il dottor onorevole Domenico Pappaterra, presidente del Parco Nazionale del Pollino, il dottor Gaetano Mitidieri, direttore del GAL, Gruppi di Azione Locale La Cittadella del Sapere, il dottor Vito Maria Rosario D'Adamo, Ministero della Cultura, e capo della segreteria del sottosegretario di Stato del Ministero della Cultura, la senatrice Lucia Borgonzoni. E poi gli ospiti, i nostri esperti, che sono il professor Fabrizio Mollo del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'Università degli Studi di Messina, il DICAM, il dottor Marco Sfacteria del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'Università degli Studi di Messina, e il dottor Francesco Tarlano, funzionario della soprintendenza all'archeologia delle belle arti e paesaggio della Basilicata. Non c'è tra di noi la dottoressa Luigina Tomai, la soprintendente per l'archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, che doveva esserci, e quindi possiamo a questo punto dare la parola per i saluti, iniziando dal nostro sindaco Paolo Francesco Campanella. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, e vi ringrazio per essere qui. Saluto tutti quanti i relatori di questa manifestazione che facciamo questa mattina sulla presentazione dell'attività di ricerca che è stata fatta nel territorio di Castelluccio Inferiore con una convenzione stipulata tra il nostro comune, la soprintendenza di Basilicata nella persona del dottor Tarlano e l'Università di Messina nella persona del professore Mollo insieme a Marco Sfatteria. Allora, vi faccio un breve accenno su questa attività, perché è una storia che ormai
va avanti da 2 anni, ma purtroppo non abbiamo potuto, per le ragioni che conoscete tutti, concretizzarla nell'immediato, e quindi purtroppo si è un po' posticipata nel tempo. Ma il tempo probabilmente, anzi quasi certamente, a volte, come si dice, pure galantuomo, perché grazie a questa attività fatta un po' più là, le riflessioni che poi insomma ascolterete circa l'esito di queste indagini e confermano quella che è stata da sempre praticamente la nostra civiltà, dai Lucani e così via discorrendo, e quindi Castelluccio e la Valle del Mercurion, un posto dove c'è sempre stata vita. E quindi diciamo le testimonianze che sono state raccolte ci lasciano ben sperare in un futuro anche fatto di prospettive, perché chiaramente l'attività archeologica ha dei risvolti positivi che possono anche essere oltre di natura storico-culturale, ma soprattutto anche di natura anche di sviluppo economico del territorio. In realtà stiamo riprendendo diciamo un percorso che è stato qui da noi iniziato circa 40 anni fa, nel 1982 ci fu una prima attività di ricerca, e nel nostro centro abitato fu diciamo, trovata una villa romana, e poi purtroppo per ragioni di carattere prettamente economico gli scavi purtroppo sono stati tombati nuovamente, ma adesso noi diciamo, ci stiamo operando perché tutto questo patrimonio possa ritornare a essere un patrimonio vivo, attivo, soprattutto perché riteniamo che questo effettivamente può diventare, può essere un volano di sviluppo. E voglio soprattutto dirvi che anche quest'anno e con ogni probabilità il prossimo le attività di ricerca continueranno, perché la convenzione che è stata stipulata prevedeva un periodo di 3 anni, quindi questo ci mette in una condizione di tranquillità, perché con fondi del bilancio del nostro comune, quindi l'abbiamo fatto come si dice in casa, ci siamo autofinanziati proprio perché si potesse dare un'accelerata rapida a queste attività, perché per quanto riguarda fondi di finanziamento e via discorrendo, sapete bene che purtroppo siamo sempre, sottostiamo a quella che è l'economia generale dello Stato, e quindi ci sono una serie di problemi che inutile sto qui a tediarvi, quindi non ve lo dico perché sapete bene tutto. E devo in particolar modo ringraziare appunto i presenti, perché hanno ben messo in attenzione questa volontà comune di poter andare avanti. Quindi ringrazio anche i colleghi sindaci, alcuni purtroppo non sono potuti venire stamattina per ragioni anche loro di impegni già pregressi, così la stessa dottoressa Tomai che mi ha chiamato ieri sera, ma poi il dottor Tarlano sarà lui a dirci meglio. Ringrazio le forze dell'ordine che sono presenti, il sindaco di Castelluccio Superiore e tutti quanti voi. Quindi adesso procediamo e poi speriamo di darvi presto queste belle risultanze. Grazie. Grazie al sindaco Campanella. E prendo il microfono perché questo lo dobbiamo passare da uno all'altro. E do la parola per i saluti al presidente del Parco Nazionale del Pollino, il dottor Domenico Pappaterra. Qualche inconveniente sempre dietro l'angolo, può accadere. Allora dobbiamo fare con questo. Grazie, buongiorno a tutti anche da parte mia, ovviamente grazie al vostro sindaco per l'invito che mi ha rivolto, sapendo che l'Ente Parco è pienamente coinvolto in queste attività di ricerca, sia attraverso una collaborazione con l'Università di Messina, col professore Fabrizio Mollo e tutta la sua squadra.
Io sono qui per dire soprattutto una cosa, provare ad incoraggiare questo lavoro, perché qui nella Valle del Mercure complessivamente stanno venendo fuori delle emergenze archeologiche. Credo che qui gli esperti che sono insieme a me a questa tavola rotonda sicuramente potranno parlarne con più cognizione, anche con, fornendo anche alcuni dati importanti e significativi. A me compete soprattutto dire una cosa. Voi sapete che il Pollino è un territorio complesso, nel senso che noi stiamo provando a mettere in campo un'offerta complessivamente diversificata, perché il Pollino è fatto di natura, come sapete, è fatto di questa straordinaria filiera delle produzioni di qualità. Stiamo in questi ultimi anni puntando molto sull'asset del turismo sportivo, non solo il rafting, non solo alcune attività nel fiume, ma ne parlavo poco fa col direttore del GAL, con l'amico Mitidieri, con Gaetano, ma c'è questo tentativo che stiamo mettendo in campo, ma non a parole, con azioni concrete e con fondi messi a disposizione dalle regioni, per collegare la straordinaria ciclovia lungo l'asse dell'ex ferrovia Calabro-Lucana, che da, come dire, attraversa anche questa realtà, per collegarla fino a Castrovillari. Quindi immaginatevi anche questo percorso, quale valore potrebbe avere, quale impatto potrebbe avere sul terreno turistico, sapendo che in questo momento nel mondo il cicloturismo, soprattutto dopo la pandemia, è diventata una delle, diciamo, una delle cose maggiormente attrattive. Mi hanno detto l'altro giorno che se uno volesse comprare oggi una bici, quelle diciamo tecnicamente adeguate, o quelle con la pedalata assistita, prima di 6 mesi, un anno non gli viene consegnata. È vero, Fabrizio? Però proprio perché c'è questo boom in tutto il mondo. Noi tra l'altro il 24 maggio, lo dico anche per invitare tutti i presenti, inaugureremo il tratto realizzato e completato da Campotenese a Morano, lungo un tracciato bellissimo che attraversa gallerie, viadotti, ovviamente tutti messi in sicurezza, e devo dire che arriveranno da tutta Europa, già c'è un'attenzione importante. E domani, come sapete, inizia a Milano la Borsa Internazionale del Turismo, sia la Basilicata sia la Calabria, le due regioni insieme a noi presenteranno proprio queste straordinarie opere importanti, che ripeto possono dare un segnale forte, perché non è solo il tracciato, ma lungo il tracciato saranno realizzati punti di ristoro, punti di accoglienza, punti di assistenza anche per i cicloturisti, in modo tale che e tutte queste cose dovranno essere realizzate dai privati. Lo dicevo poco fa a Domenico in una intervista, bisogna realizzare questa alleanza tra le istituzioni pubbliche che fanno il loro dovere, realizzano alcune infrastrutture, però poi ci vuole, come dire, anche la mano dei privati, che devono credere e valorizzare al meglio queste importanti reti che noi stiamo realizzando. Io credo che le istituzioni pubbliche stiano facendo la loro parte. In questo caso, e chiudo, proprio qui a Castelluccio se ne parlava, queste ricerche che saranno tra non molto raccontate, non è un'oasi a parte questa di Castelluccio, è una ricerca a un contesto più generale. Nel Pollino stanno venendo fuori, in un territorio di 200.000 ettari, fatevelo dire, delle emergenze archeologiche che sono straordinarie. Una, quella principale, come sapete, è qui vicino a questo territorio, perché quello che sta accadendo alla grotta del Romito a Papasidero, diventato patrimonio mondiale dell'umanità con la rete dei geoparchi UNESCO, è diventato un punto di attrattività straordinario, e per la prima volta noi cominciamo a realizzare tra le persone che vengono a visitare il Pollino un target di quasi il 15% di visitatori che vengono dall'estero. Molti vengono, caro Fabio, proprio per venire al sito del Romito a Papasidero a visitare appunto queste straordinarie questi luoghi, ripeto, archeologici di prim'ordine. Noi stiamo provando a metterli insieme. Io lo dico qui stamattina a Castelluccio, formalmente abbiamo chiesto al professore Fabrizio Mollo di coordinare tutta questa attività, ovviamente di intesa con le due soprintendenze, con quella di Basilicata e quella di Potenza, diciamo, e quella di Cosenza e quella di Matera, le tre province ovviamente che
riguardano anche il nostro territorio, perché vorremmo provare a creare anche un circuito importante da San Lorenzo Bellizzi a Francavilla Marittima, a Francavilla sul Sinni, qui nella Valle del Mercure, luoghi straordinari, ma anche Tortora, Bonvicino, tutti i comuni del parco, per arrivare fino all'Alto Ionio Cosentino ad Alessandria del Carretto, dove lì è l'Università della Calabria che sta facendo delle attività, diciamo, di ricerca, e poi c'è Chiaromonte col Museo di Chiaromonte. Quindi voglio dire, c'è questa azione a 360 gradi, perché Paolo Campanella diceva prima una cosa importante, e il professore Mollo lo sa che io glielo dico sempre: queste attività non devono rimanere, come dire, solo circoscritte al mondo accademico o scientifico, oppure devono riguardare attività di ricerca di borsisti, giovani ricercatori e quant'altro. Noi dobbiamo provare, come dire, a renderle anche fruibili, per cui la grande scoperta sulla Ino Borgo, ne parlerà il professore Mollo sicuramente, di quello che sta accadendo lì, queste attività qui su Castelluccio e tutto il resto, noi dobbiamo metterle anche a disposizione di una fruizione turistica importante, perché oggi la gente si muove anche per questo. Negli ultimi 2 anni, voi lo sapete, che è accaduto una cosa incredibile. Noi pensavamo che dopo il lockdown del 2020 i nostri luoghi sarebbero stati completamente in preda all'abbandono. Non è stato così, perché anzi si è verificato che dai grandi agglomerati urbani, dalle grandi città, la gente è tornata a muoversi all'aria aperta. E non solo è venuta per respirare la nostra aria sulle nostre bellissime montagne, ma è venuta ed ha popolato tutti questi nostri borghi, vanno appunto alla ricerca di contaminarsi con le comunità locali, come avviene qui. Immaginatevi tutto il tema che ruota a questa festa anche che sta celebrando Castelluccio, ma nello stesso tempo vengono anche per visitare questi luoghi. Allora, noi dobbiamo farli diventare, Fabrizio, anche luoghi di attrattività e di accoglienza. Questo è importante, perché se tutto resta circoscritto al vostro mondo accademico, ai tecnici, a quant'altro, io credo che non abbiamo, certo, sicuramente un obiettivo sul piano scientifico straordinario, ci mancherebbe altro, però dal nostro punto di vista a noi dovete darci una mano, a noi che vi sosteniamo in queste ricerche dovete fare in modo poi che, dobbiamo dirlo, venite a Castelluccio, perché oltre a tutta un'altra serie di cose belle che ha questa realtà, come dire, sono state scoperte e rinvenute anche queste emergenze archeologiche importanti che possono rappresentare una forte attrattività. Dovendomi limitare ad un saluto, come dire, mi fermo qui, ma come dire, ringrazio Paolo per questo invito. Anch'io saluto ovviamente le autorità militari e religiose che sono presenti, il sindaco di Castelluccio Giovanni, sindaco di Castelluccio Superiore, e anche altri amici che sono qui tra il pubblico, ma soprattutto vi lascio agli importanti relatori che adesso credo vi racconteranno nello specifico di queste importanti scoperte e ricerche. Grazie tante. Grazie al presidente Papaterra. Può passare il microfono al dottor Gaetano Mitidieri, direttore del GAL, Gruppi di Azione Locale della Cittadella del Sapere. C'è sempre qualche momento dove il silenzio magari ci rende un po'... Beh, funziona? Sì. Bene. Grazie. Grazie. Allora, buongiorno a tutti e un caro saluto in questa piazza che mi ha visto crescere e quindi a cui sono particolarmente affezionato. Un grazie particolare al sindaco per aver organizzato questo momento di confronto informativo di grande qualità, e un saluto a tutti i presenti ovviamente a chi è presente alla presidenza. Io ritengo questo momento importante non solo per illustrare le qualità, le caratteristiche e quanto diceva il presidente Papaterra, quanto emerge sul nostro territorio. È un momento per fare il punto sulle
capacità, sulle potenzialità e sulle possibilità e sulle prospettive che un territorio può avere. Questa è una delle tante, ma noi viviamo in un territorio, come diceva il Presidente Pappaterra, ricchissimo di qualità, ricchissimo di emergenze, sia dal punto di vista naturale, dal punto di vista agroalimentare, dal punto di vista culturale, e le grandi potenzialità dei territori fanno emergere gli stessi adeguatamente se c'è un buon lavoro e una grande attenzione su queste attività di ricerca e di individuazione. Noi come GAL, che siamo un gruppo d'azione locale ormai presente circa 30 anni sul territorio, includi i 27 comuni dell'area, stiamo facendo un grande lavoro insieme ai sindaci. Paolo è uno dei più attivi insieme ai comuni di questa area del Mercure, e sicuramente abbiamo portato all'attenzione quanto diceva il Presidente Pappaterra. Abbiamo promosso e costituito un distretto agroalimentare interregionale, perché le qualità, le risorse, le caratteristiche di un territorio certamente non sono costituite, non sono definite da un confine amministrativo. I territori hanno le caratteristiche in quanto tali, indipendentemente dai confini, e più delle volte i confini amministrativi creano problemi e limitano e non certamente aiutano. Questa è una delle caratteristiche. La ciclovia a cui faceva riferimento il Presidente potrebbe essere uno degli attrattori più grossi europei. Una ciclovia che parte dal Lago Negro e arriva, può arrivare fino a Spezzano Albanese, e quindi potrebbe avere una potenzialità di circa di più di 100 km di percorso, che è ambitissima da tutta la domanda europea, come diceva il Presidente. E quindi su queste qualità, su queste caratteristiche, su queste emergenze dobbiamo lavorare. E questo è un momento particolarmente significativo, perché le pubbliche amministrazioni, gli enti territoriali, i soggetti che animano il territorio e sono rappresentanti dello stesso possono e debbono in questo momento mettere in campo tutte le potenzialità che possiamo esprimere. Il PNRR a livello nazionale ed europeo costituiscono un'occasione eccezionale, un unicum nella storia d'Europa, e credo che questo è il momento per fare sintesi e accelerare ed essere testardi, così come lo è stato Paolo e come Paolo nelle sue attività e nel suo impegno. Non mollare mai sui nostri riferimenti politici e pretendere che in questo momento ci siano, si sviluppino tutte quelle possibilità di evidenziazione, di costruzione che il momento permette. Quindi io credo, il mio appello è quello di lavorare in questo modo, di continuare a svolgere questo lavoro, ma anche cercando però di essere concreti e mettere intorno a un tavolo tutti i soggetti e gli attori che possono effettivamente costruire questo percorso. Noi, Presidente, abbiamo come GAL, forse siamo gli unici nella regione, ma credo in tutta Italia, ci siamo dotati di un piano locale di ripresa e resilienza, e abbiamo costruito comune per comune di tutti i 27 una strategia di sviluppo unica sull'intera area. Su questo aspetto, che è stato un tentativo ma è stato anche una provocazione dal punto di vista proprio operativo, diciamo che la politica non è che abbia capito la portata di questo suggerimento. Credo che non dobbiamo arrenderci, dobbiamo avere la capacità di andare avanti con determinazione ed impegno, e credo che in questi
due, tre anni dovremo dare il meglio di questo territorio ed è quanto mi auguro che succeda da parte di tutti quanti noi e di tutti gli attori del territorio. Grazie a tutti. Grazie al dottor Gaetano Migliieri del GAL. E adesso il sindaco di Laino ci ha raggiunto e l'assessore del comune di Rotonda. Bene, grazie della vostra partecipazione. Allora, un saluto da parte del dottor Vito Maria Rosario D'Adamo, giusto, capo della segreteria del sottosegretario di Stato del Ministero della Cultura, la senatrice Lucia Borgonzoni. Grazie di averci raggiunto con oltre 1000 chilometri di distanza dal Veneto. Non so se lei viene da Roma. Pensavo che avesse la stessa origine della dottoressa Bergonzoni, della Lucano. Chiedo scusa al pubblico, io non ho avuto proprio il tempo di conoscere gli ospiti perché non è stato possibile in questa settimana ricca di impegni di ogni genere, anche del sindaco Paolo, quindi mi sto adattando alla circostanza in questo momento. Grazie. Allora, innanzitutto ringrazio il sindaco per l'invito che poi per il tramite di una mia cara amica, della compagna mia di collegio, che è poi di Castronuovo Sant'Andrea, che è la dottoressa Balzano, ho accettato questo invito. Ma tenete conto che io sono lucano, nato in Basilicata, avvicini un po'. Potevo essere resiliente, ma la Basilicata non mi ha voluto. Sto a Roma da quasi 40 anni. Un esiliato privilegiato. Non mi considero un esiliato, quindi ho poi con l'onorevole Pappaterra, del quale apprezzo la sua azione e anche la sua dedizione per il parco, vorrei intavolare anche delle discussioni molto operative, perché da Lucano sono stato inserito nel CDA del parco di Sibari, quindi mi occupo di Calabria ma non di Basilicata. Faccio un po' di leggera ironia perché ci deve servire questa autoironia. Voglio partire dalle parole di Migliieri per ricordare che lo sviluppo rurale fu nella testa di un vostro concittadino che fu l'artefice dei trattati di Roma, che era il professor Fedele Aiello, morto poco dopo la firma dei trattati di Roma, e sarebbe stato forse il primo direttore generale, se non il primo commissario europeo per le politiche del FEOP. Le chiedo, sindaco, di ricordarli e di metterli in queste piazze, perché quelli hanno fatto il lustro di un duro negoziato negli anni 50 che hanno portato poi l'Italia in avanguardia nell'ambito delle politiche agricole. Questo lo dobbiamo sempre ricordare, perché la Basilicata ha la capacità di dimenticare i suoi grandi uomini. Noi l'abbiamo fatto in parte, abbiamo cominciato da un nonno. E poi con Giacomo e con il professore, anche il professor Aiello, che insegnava all'Università di Roma, quindi brevemente vi racconto un po' perché il legame c'è. Tenga vicino il microfono. Ma siamo tutti fuori grazie ai nostri corregionali. E forse diamo molto di più alle regioni conterne. Poi entrano nel merito di queste cose degli scavi e di quello che sto facendo. Non sono solo il capo segreteria di un sottosegretario, ma sono il capo della segreteria principale di sicurezza di MIC. Quindi il rapporto molto stretto per appartenenza e origini di studi con l'arma dei carabinieri, considerando che a San Severino Lucano il generale che aveva incentivato il TPC, il generale Conforti, aveva la moglie, il generale Parrulli del TPC, oggi attaché all'ONU, ha la moglie che disegnisse. Quindi vedete quanti vengono e prendiamo luogo qui. Il generale Riccardi dell'attuale TPC San Costantino Albanese. Quindi siamo tanti ma siamo tutti fuori. Fatta questa breve introduzione, vorrei iniziare a andare un po' più nel merito, anche per non tediarvi, ma per dire che cosa ci sta di importante in questo accordo tra il comune e la soprintendenza. Per la prima volta, forse, e ce ne fossero tanti, c'è una clausola programmatoria dove si finisce l'arroganza delle soprintendenze sulla tutela, la programmazione e l'uso corretto di un territorio. E questa è la cosa più importante, perché è inutile scavare se poi non possiamo valorizzare. Questo è il primo concetto. L'altro giorno, parlando con dei francesi sull'intelligenza artificiale, sto introducendo argomenti
che arrivano a dire quante le rivoluzioni stiamo facendo e la faremo nei prossimi 3 anni sulla ricerca archeologica che cambia il modello. Ho letto nella relazione che utilizzate le immagini satellitari. Le anticipo che siamo in sottoscrizione di un rinnovo di un accordo programma quadro con l'ASI per avere tutte le immagini satellitari dello Spectre tramite il centro di geodesia spaziale di Matera, anche quello mal visto dei Lucani all'epoca, oggi centro di eccellenza, dove il Ministero porterà l'osservazione per l'archeologia nell'area del Mediterraneo con le tecnologie miste. Quindi significherà che dopo questo accordo noi prenderemo le immagini del satellite e forse andremo più veloci dello scavo, quello fatto in sito, anche perché stiamo lanciando un programma di valorizzazione, di conservazione, di manutenzione programmata dei beni culturali, che porterà a levare un altro vizio delle soprintendenze, l'intervento in emergenza, ma invertendo con l'intervento in prevenzione. Costa meno la prevenzione che l'emergenza, con tutti i fatti penali che poi ne conseguono. Questo è argomento di, anche di, diciamo, di levare un altro malcostume che attanaglia la pubblica amministrazione italiana. Quindi l'importanza è quindi il rinnovo, e sicuramente la proroga ci sarà, perché la pandemia ha rallentato tutte le attività sostanzialmente, quindi non escludo questo, ma si potrà avvantaggiare di questo supporto che potremmo dare nell'arco di 2-3 mesi di una rilevazione sostanziale con tutte le immagini che ci arrivano dallo Spectre. Questo significa anche la lotta al traffico clandestino, eh? Significa iniziare, l'abbiamo utilizzato in Calabria per gli arresti a Paduli con il TPC, con i droni. Quindi possiamo vedere dall'alto che cosa c'è, possiamo vedere addirittura dall'alto cosa c'è sotto 3 metri, 4 metri. Poi ci vuole comunque la presenza in sito, questo lo dobbiamo dire, e quindi è la grande novità. A Sibari realizzeremo con il direttore del parco un campus per l'utilizzo dei giovani che si vogliono impiegare nel settore dell'archeologia, nel settore della manutenzione dei beni, all'utilizzo proprio di, come posso dire, trasversale delle moderne tecnologie. Abbiamo 4 progetti finanziati dall'ESA, presi in piena pandemia a Roma, con il quale stiamo osservando contemporaneamente l'Earth Stabilization, significa quello che chiamano nel gergo il dissesto idrogeologico che potrebbe aversi sul Colle Palatino. Stiamo osservando l'aggressione della vegetazione sulle mura aureliane. Quindi dico quello che stiamo con la sensoristica di sito osservando le attività antropiche e meteorologiche che possono provocare danni, dico danni positivi al bene culturale, al quale abbiamo, noi andiamo su questi 3 orientamenti. Però le acuzie presenti nella mia amministrazione sono così forti che non la vogliono, perché il controllo satellitare insieme al controllo del drone, insieme al controllo del sensore, ci fa vedere anche come è stato fatto il lavoro. Faccio un esempio: sul Colosseo abbiamo osservato nel 2013 che un lavoro fatto male con materiale non corrispondente alla malta da riutilizzare aveva creato un disallineamento con un rischio. Quindi questa è la preoccupazione che sta aleggiando in molti di questa amministrazione, e ce l'ho la resistenza, ma il problema l'abbiamo risolto. Lunedì si insedia il comitato, un gruppo di lavoro, perché nel PNR abbiamo messo 10 milioni di euro per lanciare questa nuova attività, che diventa il centro di monitoraggio plurisistemico diviso su 3 aree, nord, centro e sud. Per il sud mettiamo Pompei Matera, per il centro mettiamo Roma, per il nord mettiamo Bologna, perché è il centro di agrometeorologia. Abbiamo chiesto per la prima volta, perché esistono tante carte di rischio archeologico, il Ministero è in ritardo nella realizzazione della sua carta del rischio, perché come diceva all'inizio il Presidente Pappaterra, molte volte le ricerche le mettono nei cassetti per le pubblicazioni e far carriera. È finito anche questo. Stiamo facendo tirare tutta la cartografia esistente che hanno fatto Ferrovie dello Stato. Voi parlate del recupero, infatti una domanda che volevo fare: che punto è la ciclovia? Quando il progetto dell'Agenzia del Mezzogiorno, della Cassa del Mezzogiorno, voi dovreste ricordare, io sono giovanissimo e eravate già giovani amministratori, noi abbiamo smontato la cremagliera su questa ferrovia e si poteva fare l'altro tipo di turismo, che era quello delle ferrovie storiche.
abbiamo sfondato la cremagliera, è uno dei pochi esempi che era rimasto in Italia. Dico bugie o dico la verità? Si era previsto il recupero addirittura per sviluppare anche per utilizzare la stagione invernale le stazioni ferroviarie lungo la tratta, che questa è la famosa linea storica Sicignano Lago Negro, con derivazione per andare a Grumento Nova, nate esattamente per due esigenze produttive. Qui si utilizzava l'acqua di Salto, anzi, se mi fate vedere, benedetti Dio, una volta tanto, la centrale idroelettrica che sta a Castelvoccio, mi deve portare, che stava, ecco, quindi vi racconto che cosa avveniva in questo territorio. Si utilizzava l'energia naturale. E oggi non siamo capaci di rifarlo. Questo è un problema vostro, non è un problema mio. Ecco perché poi devo. La lignite che fu trovata con la centrale del Mercure e le cave, che si chiamavano cave di petrolio, che furono trovate nella Val d'Agri. Quindi la ferrovia correva laddove correva l'economia. E abbiamo avuto la capacità nel tempo di sostituire il trasporto su ferro con il trasporto su gomma e quindi con impatto ambientale molto forte. Ma la faccio breve perché si potrebbe parlare a lungo di come oggi, come diceva giustamente il dottor Michidieri, la resilienza, e quindi la resilienza che viene dal basso verso l'alto, può essere oggi l'oggetto del rilancio di queste aree, soprattutto in un momento in cui deve riprendere anche il turismo. È vero. Siamo passati dall'urbanismo alla deurbanismo, cioè stiamo lasciando le città per ritornare nelle città di origine. Letto il programma che avete candidato sul bando Borghi, è integrato e trasversale. Il co-working o self-working ormai viene chiamato, cioè un ritorno a sud per lavorare a distanza, ma se manca le infrastrutture di collegamento, il digital divide ancora c'è. E anche su questo, in accordo il MIC con l'ESA, con i due settori che riguardano principalmente l'Earth Observation, col quale si chiama un accordo, e ci darà tutte le immagini possibili che sono state acquisite negli ultimi 30 anni. Quindi potremo realizzare e ammodernare la carta del rischio velocemente e anche la carta del rischio archeologico. E l'altro con quello delle telecomunicazioni per superare il digital divide. Il satellite lo vedete oggi impiegato sulla guerra di Crimea, se non ci fosse il satellite noi quelle immagini non le vedremmo. Mettetelo belle. E quando ho portato i satelliti nel MIC nel 2018, illustri archeologi mi hanno preso per pazzo. Oggi tutti vogliono fare quel tipo di ricerca applicata. Aggiungo e faccio breve, qua c'è da riscoprire il sentiero degli enotri, che andava da Sibari verso Velia, che andava da Sibari verso Velia e poi Pestum. E su questo, con il direttore del parco di Pestum, del parco archeologico di Sibari, insieme con Gabriel Zuchtriegel, vogliamo recuperare il percorso dei greci che passavano dal Mediterraneo e andavano sul Tirreno. E le attraversavano queste strade. Le cartografie, e quindi gli insediamenti che voi richiamate in scuola, io non sono un archeologo, se avete capito, sono laureato in scienze militari, quindi ragione da militare, prestata la cultura. Questa strada, la SS-19, è sempre stata importante strategicamente studiata, e quando mi parlate dei tedeschi che vengono, scavano e se ne vanno, vi parlo anche lo sa bene Pappaterra, vi parlo anche dei danesi che vanno a Francavilla, scavano e rubano, giusto? Allora, le concessioni, anche un'altra cosa da rivedere, non siamo noi a rubare, sono gli stranieri che vengono, ma mi chiedo perché non scaviamo noi e facciamo... Chiamavano tombaroli una volta. Prego? Li chiamavano tombaroli una volta. Quelli fortunatamente è molto avanti. Dottor D'Adamo, hanno fatto razzie non solo in tutta Italia, diciamo, l'Italia è stata depredata da secoli proprio. Le principali informazioni dei tombaroli escono dalle prescrizioni archeologiche delle sovrintendenze. Ecco, glielo spiego. Quindi questo jacuzzi non è un jacuzzi, è onestamente l'attività investigativa o pre-investigativa, capire da dove può arrivare l'informazione. Ma in ogni settore coesiste il bene e il male. Un'altra quindi... cosa, adesso con l'attraversamento della 106 è ripresa l'attività dei tombaroli in Calabria. Nel contempo il contesto internazionale ci porta in un'economia di guerra. Nell'economia di guerra due sono i beni fungibili di valore: le opere d'arte
e i metalli preziosi. A questo si aggiunge il terzo bene fungibile, che è la borsa nera, il mangiare. Quindi sappiate che in questi momenti i beni più attenzionati sono esattamente questi, perché sono scambiabili sui mercati paralleli. Però su questo lo dobbiamo dire, il TPC italiano è all'avanguardia, tutela patrimonio culturale, carabinieri, hanno una banca dati che ci viene richiesta da tutto il mondo, abbiamo convenzioni richiestici da tutti i paesi, addirittura dal Sud America, dove là è ancora più forte la depredazione. Naturalmente nella parte del quadrante, e quindi qua ci metto la mia esperienza in termini di geopolitica, del quadrante mediterraneo, del quadrante sud-est asiatico, là dovete considerare che possiamo entrarci soltanto con le immagini satellitari dell'UNITAR, e riusciamo a fare analisi per vedere se c'è stata distruzione e soprattutto se c'è stata attività di, come abbiamo avuto le osservazioni fatte dal TPC tramite i nostri servizi di sicurezza nazionali, sul traffico di opere d'arte, quindi di reperti archeologici nel distretto del Mosul. Il Mosul significa Iraq, quindi alle porte. Quindi vi posso dire che è un ministero, quello del beni culturali, ma devo buttarci pure una lancia a favore, che si sta profondamente rinnovando. Deve solo cambiare la testa, che non deve resistere all'innovazione, ma che deve sposare l'innovazione. Deve passare dalla testa di essere custode tutelare alla testa di essere custode valorizzatore. L'obiettivo è la valorizzazione. Le azioni di sistema non le possiamo più sostenere solo da noi. Voi come parco avete bei fondi per i piani di gestione e valorizzazione. Noi possiamo darvi l'apporto che vi possiamo realizzare e metterci anche in un'integrazione di piani di intervento tra i nostri e i vostri, fare un'azione veramente fatta bene. Io mi sono adoperato per le ricerche paleontologiche che stanno nella zona di San Lorenzo Bellizzi, per gli scavi di Francavilla Marittima, per il recupero di Broglio, le porte che portano poi al Pollino, da dove salivano dalla Bassa Sibari, e quindi di questi poco conosciuti enotri. Gli enotri che stanno a Chiaromonte, come mi può insegnare il professor Tarlano, che stanno a Guardia Perticara, che sicuramente sono passati qua, ma che nessuno li vuole raccontare, non so perché. Credo che sia arrivato il momento di recuperare una storia, di una storia comune tra i Bruzzi e i Lucani, sostanzialmente, intersecati da questo popolo veicolare che erano gli enotri. Per chiudere, noi le azioni le abbiamo messe, il bando sui borghi è per la lotta alla allo spopolamento. Sia chiaro solo una cosa: o cambia la testa nel gestire e nel capire che bisogna non fare semplicemente azioni che servono a creare infrastrutture, perché come gli scavi, se si fanno gli scavi e si realizzano sulle infrastrutture, se poi non hanno un'anima per funzionare non ha senso, è meglio tenerli sotto o meglio non farle. Il turismo è un turismo, quindi va visto, fate bene le azioni di promozione, perché ci sarà la ripresa, la guerra finita. Non mi chiedete quando finisce la guerra, io ho delle perplessità, ma sono mie convinzioni personali su cosa sta succedendo là. Non è una guerra convenzionale, è una guerra ibrida, non è una guerra tra eserciti regolari, è una guerra tra mercenari dell'una e dell'altra parte. Perché quelle sono, io ho fatto missioni internazionali, quindi ho conosciuto l'azione del mercenario e l'azione dell'esercito convenzionale. Lì c'è qualcosa che non mi torna, è una mia personale opinione. Non ho informazioni di primo livello, ma da osservatore come tutti quanti. Mi immagino che quindi, se si riesce quindi a fare un'azione, fate bene, ma di integrazione tra la nostra soprintendenza, sperando anche quella di Cosenza, che è travagliata, come lei ben sa, chi ci arriva se ne va, chi ci resta combina solo guai. Purtroppo abbiamo anche questo problema. La Calabria per noi è un problema, abbiamo un'emergenza in Calabria. Proviamo a fare un'azione di sistema. Io le verrò a trovare come CDA del Parco di Sibari per fare un rilancio dell'Alta Sibaritide. Vedete, un lucano si presta all'Alta Sibaritide, che ha un grande problema, e l'omicidio dell'altro giorno è un grande indice di quello che sta per succedere nel suo territorio. Per concludere lascio la parola a chi sa più di me, anche perché vi dovranno dire che cosa c'è, io non l'ho letto per brevità, vi posso solo dire
che con l'Istituto Italiano di Tecnologia sottoscriveremo un accordo per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, perché fruire un bene non è soltanto farlo vedere, ma farlo fruire in tutti i modi, creando con le nuove tecnologie dei fattori emozionali e cognitivi anche di accessibilità al pubblico diverso. Finisco per dire che con le tecnologie di osservazione sott'acqua, quindi parliamo dei cosiddetti droni subacquei, potremmo introdurre nell'attività di archeologia subacquea anche chi non ha le potenzialità o è universalmente abile, vuole fare l'archeologo subacqueo, perché le conoscenze tecnologiche, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale darà un'ampia disponibilità e fruibilità dei nostri beni culturali. Bene questa iniziativa, però adesso significa rimboccarsi le maniche e collaborare. Le risorse sono tante nel PNR, ma possono diventare improvvisamente poche, e di quelle poche mettiamole a sistema tra le varie istituzioni. Grazie. Grazie al dottor Vito Maria Rosario D'Adamo, grazie anche per queste parole di buon auspicio, di speranza universale, una visione universale, perché ci vuole. A volte, come diceva lei, gli eventi, quando si manifestano, sono il frutto di mesi, di anni di lavoro silenzioso e invisibile, come fanno le forze dell'ordine, come fanno gli archeologi anche. E quindi adesso, prima di dare la parola al professor Fabrizio Mollo, vorrei semplicemente leggere due brevissime frasi, citazioni, proprio in onore dell'antico mestiere dell'archeologo. Uno è di Fabrizio Caramagni, il fondatore del sito Aforisticamente, che dice che l'archeologia è l'arte di dare un volto a uno scheletro, un luogo e a un oggetto, e l'eternità alla polvere. E poi questa signora Flaminia Cruciani, che è un'archeologa poetessa, che dice, scrive qui, dice: se il lavoro del poeta è scuotere il cielo aspettando che qualche frammento cada, il lavoro dell'archeologo è scuotere la terra senza imbarazzo del cosmo, aspettando che qualche frammento di cielo appaia. Bene, allora adesso do la parola al professor Fabrizio Mollo del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'Università degli Studi di Messina. Quindi preferisce. Va bene, allora il dottor Marco Sfacteri, sempre del DICAM del Dipartimento. Grazie. Buongiorno, salve. Innanzitutto grazie al sindaco per l'invito, grazie a tutti i presenti e grazie soprattutto alla comunità che già lo scorso ottobre ci ha accolti, sia a me che agli altri ragazzi dell'equipe, con affetto e interesse. Allora, la mia presentazione non sarà molto tecnica. Ho preferito, visto e considerato, soprattutto visto che siamo all'inizio del progetto, piuttosto che approfondire tanto i risultati parziali, dei quali comunque parleremo, io preferivo parlare con voi di quello che è effettivamente la nostra attività sul campo, perché spesso gli archeologi tendono a presentare i risultati senza spiegare alla comunità quali sono le attività che hanno portato a quei risultati. E quindi spesso si crea uno scollamento tra la comunità e l'attività, oddio, non spesso, però a volte si crea uno scollamento tra la comunità e l'attività dell'archeologo, che è legata più al fatto che effettivamente vedete queste persone che vengono, camminano nei terreni e vi chiedete cosa stiamo facendo, dopodiché vanno via, tornano a casa, studiano e pubblicano i risultati. Quindi vorrei prima spiegare in maniera abbastanza veloce quali sono effettivamente le nostre attività e cosa ci porta a raccogliere quei dati che poi utilizzeremo per giungere alle nostre conclusioni. Innanzitutto stiamo aprendo le immagini, non credo che si veda. Ok, perfetto. Iniziamo con lo spiegare, vorrei iniziare a spiegare brevemente come nasce, come si crea, come si forma un sito archeologico, perché noi parleremo nei prossimi minuti, parleremo di siti archeologici, di evidenze archeologiche, di luoghi in cui anticamente l'uomo ha vissuto, ma
Come nasce questo sito? Come nascono questi siti archeologici che poi noi troviamo? E come li troviamo? Allora, mi perdonerete se per urgenza comunicativa utilizzo dei pupini che sono abbastanza comunicativi. Immaginiamo che nel XV secolo avanti Cristo, quindi nella preistoria, ci sia un villaggio. Immaginiamo che sia un qualunque sito dell'Italia meridionale, ecco, potrebbe essere anche il nostro territorio, ok? Immaginiamo nel XV secolo avanti Cristo ci sia questo villaggio, ci sono le capanne, ci sono gli avventori, gli abitanti, con i loro vasi, vedete, hanno in mano i loro vasi, hanno le loro ceramiche. Ogni cultura ha i propri oggetti, crea i propri prodotti, quella che noi chiamiamo cultura materiale. Poniamo, sfortunatamente, poteva succedere, che un incendio ponga fine a questo povero villaggio capannicolo e la cenere copra quel che resta delle capanne e dei poveri abitanti. Naturalmente, come ben sapete, il vento, le alluvioni, gli eventi atmosferici comportano poi un accumulo, naturalmente, di polvere, di terra, che col passare degli anni e dei secoli va a coprire queste evidenze di cui parliamo. Se non che, a distanza di molti secoli, nel VII secolo avanti Cristo, in un territorio come potrebbe essere questo in cui noi siamo, arrivano delle popolazioni che portano una cultura diversa. Vedete, questi probabilmente sono dei greci, li identifichiamo dai vestiti, portano i loro tipi di anfore, no? Una cultura materiale diversa, ok? Tra qualche minuto capiremo dove voglio arrivare. E quindi questa cultura costruisce le proprie case, a un certo punto potrebbe anche decidere che lì dove ha costruito le case non ci debba più essere una città, ma per esempio ci debba essere un tempio. Distruggono le case, il tempio sorgerà sopra le case. A un certo punto arrivano gli invasori, potrebbero essere i romani, mettiamo che siano i romani, portano la loro cultura materiale, la loro architettura. Poi nel V secolo d.C. arrivano i barbari. Questa è una mia licenza artistica. I barbari non erano sempre così, non distruggevano tutto. Però mettiamo che in questo caso lo vogliamo fare. Arrivano i barbari, distruggono tutto e allora ricomincia quel processo di accumulo, di sedimentazione, il vento, eccetera, eccetera. I nostri strati si accumulano, continuano ad accumularsi fino a che non vediamo più niente, ok? Nei nostri terreni non vediamo più niente. Allora come si trova questo sito archeologico, questi siti archeologici, no? Come scopriamo che queste civiltà vivevano lì? Solo con lo scavo? Fortunatamente no. Arando, mettiamo, ecco, questo è probabilmente un successore di quelle della popolazione greca, perché ho utilizzato lo stesso vino, alla fine dell'aratura si gira, guarda dietro e si rende conto che l'aratro, rivoltando la terra, come ben sapete, ha portato in superficie ciò che prima era sepolto. I vari strati, le varie epoche, chiaramente in superficie ci saranno i materiali che rappresentano la frequentazione di quel territorio nelle varie epoche. Soprattutto, come ben saprete, come vedremo, soprattutto la ceramica, ma per un motivo: non utilizzavano solo la ceramica anticamente, ma un piatto si rompe facilmente se cade a terra, ma è pressoché non biodegradabile e quindi si conserva per millenni. E questo è il motivo per cui alcuni di voi ci avranno già visto a ottobre e altri ci vedranno nei prossimi anni, si spera, camminare in fila guardando per terra per ore e ore e ore, anche per 10 ore di seguito, guardando a terra. Non siamo masochisti. Quell'attività serve per andare a individuare proprio tutti quei materiali che troviamo in superficie, ma che fanno parte di stratigrafie precedenti e che quindi sono riferibili a civiltà, a insediamenti antichi che c'erano in quel territorio. E siamo arrivati quindi alla nostra attività. Questo è quello che abbiamo fatto preliminarmente, il progetto è stato breve, siamo all'inizio, ma è quello che abbiamo fatto appunto a ottobre dell'anno scorso, e i risultati sono visibili in questa carta. Quelle sono, quelle che vedete nell'immagine, sono tutte le aree che noi abbiamo indagato.
Vedrete che ci sono due sigle, UR e UT. UR vuol dire unità di ricognizione. Per comodità, il metodo vuole che ogni territorio, ogni terreno, ogni area che noi indaghiamo venga naturalmente documentata per non ritornarci continuamente, no? Noi sappiamo che ci siamo passati. Non in tutte le UR c'è qualcosa, ma come vedete c'è anche un'altra sigla, UT. UT vuol dire unità topografica. Dove c'è scritto UT vuol dire che noi abbiamo trovato evidenze di insediamenti antichi. Vedete che naturalmente è stato coperto un territorio, non un grandissimo territorio, ma questo è normale perché naturalmente sono lavori che richiedono molto tempo. Come vi ho spiegato, dobbiamo camminare a una distanza, a una certa distanza l'uno dall'altro, raccogliere questi materiali, contarli sul momento perché vanno quantificati, registrare tutta una serie di elementi e di dati che sono importanti. Ad esempio, vedrete che c'è una scala della visibilità. La scala della visibilità è fondamentale perché l'affidabilità del dato che noi presentiamo è legata anche alla visibilità che noi avevamo in quel terreno. Se in un terreno c'è una vegetazione molto alta che non ci permette di vedere a terra, noi non possiamo dire qui non c'è nulla, noi possiamo dire non abbiamo trovato nulla, ma attenzione, la vegetazione faceva sì che la visibilità fosse nulla o quasi nulla. Questo va tenuto in considerazione. Ricordo che proprio nel 2017, con la prima festa dove citate, il presidente del Parco Papaterra nel suo intervento conclusivo fu accompagnato dal suono della campana. E di buon auspicio. Ottimo. E quindi, allora, questi sono i risultati naturalmente parziali del progetto, che si vanno a ricollegare direttamente a un progetto iniziato già in precedenza. La Chiesa reclama la sua attenzione perché siamo ai suoi piedi. Prego. Allora, dicevamo, naturalmente, si sente sì, questi risultati vanno a ricollegarsi direttamente ai risultati delle ricognizioni effettuate negli anni precedenti nel territorio confinante col vostro, il territorio di Laino Borgo. I risultati anche lì sono stati eccezionali. Tornando ai metodi che noi utilizziamo, quindi abbiamo visto camminiamo, raccogliamo, osserviamo quello che vediamo, ma non ci limitiamo a questo.
per esempio utilizziamo le immagini acquisite tramite drone, oltre alle immagini satellitari naturalmente e alle ortofoto. Le immagini da drone hanno l'utilità che una volta modificate e ortorettificate, quindi raddrizzate e sovrapposte agli altri dati della ricerca, fanno sì che si possano vedere determinati elementi che altrimenti non, da terra non osserveremmo. Vi faccio un esempio molto, molto semplice. La vegetazione cresce diversamente in base a quello che trova sotto. Per esempio, in presenza di una struttura muraria è possibile che le radici non riescano ad andare in profondità e quindi l'erba crescerà di meno. Questo da terra è difficile percepirlo, mentre nelle immagini dall'alto è molto più visibile. E non solo, anche il colore del terreno. Infatti ora focalizzate queste immagini, perché andando avanti ci torneremo e vi spiegherò il perché è stato particolarmente importante l'osservazione da drone, soprattutto in una zona, quella di Fiumara del Pegno. Naturalmente poi studiamo i materiali, queste ceramiche, come abbiamo detto, ogni cultura, ogni civiltà e ogni epoca ha le sue mode, no? Io dico sempre, anche se noi pensiamo alle lattine della Coca-Cola, le lattine della Coca-Cola di oggi sono diverse da quelle degli anni 60. Anticamente, bene o male, era la stessa cosa, possiamo dire. Ci sono le mode, cambiano le forme, cambiano le caratteristiche di queste ceramiche. E questo ci consente di capire qual è l'orizzonte cronologico di quei materiali che raccogliamo. Quindi se in un territorio, in un terreno che stiamo indagando, troviamo materiali di età greca e di età romana, quello che possiamo dire è che ci fosse che quel sito fosse interessato almeno sicuramente da quelle frequentazioni, poi probabilmente anche altre. Il dato definitivo di solito lo si ha con lo scavo. Ma perché noi facciamo le ricognizioni? Perché, come vi spiegherò un po' più avanti parlando per esempio degli scavi presso Vigna della Corte, e lo scavo dà uno spaccato della realtà di un singolo sito, che spesso, se non viene visto all'interno di un territorio, perde totalmente di significato. Bisogna prima conoscere il territorio e quali sono le dinamiche insediative, quindi gli insediamenti che hanno interessato un intero territorio, prima di poter andare a indagare un singolo sito. Se no, si scava, si conosce ogni singolo evento relativo a un insediamento, ma non si sa cos'è successo tutto attorno. È come se a Roma noi avessimo il Colosseo, ma attorno non ci fosse Roma, no? Avremmo un dato prettamente materiale legato al monumento, ma non capiremmo cos'è che ha comportato quella costruzione e cosa c'era attorno, qual è la civiltà che era attorno a quel monumento. Quindi lo studio dei materiali, qua ne ho messi alcuni giusto per esempio, insomma, ci sono materiali, per esempio questo è un orlo di anfora di età romana imperiale, e ora e qui vabbè, non si vede bene, ceramica sempre di età imperiale, che si riconosce perché ha una vernice arancione. Insomma, sono materiali che noi chiaramente, dopo aver raccolto, laviamo, disegniamo, documentiamo, studiamo, confrontiamo e diamo degli archi cronologici, perché li confrontiamo con altri materiali noti, e abbiamo degli archi cronologici che possono indicarci qual era il periodo in cui quel sito veniva frequentato. E andando nel dettaglio, giusto appunto, come ho detto, sono analisi e studi preliminari, però qualche piccola informazione già la possiamo dare. Le unità topografiche, vi faccio vedere un pochino velocemente le unità topografiche che hanno destato più interesse. Allora, l'unità topografica 9, che è proprio nel territorio a nord subito a nord di Laino Borgo, ecco, questo è un chiaro esempio di visibilità nulla. Come vedete, in una situazione vegetativa di quel tipo non è possibile fare il nostro lavoro, metterci in fila, camminare, eccetera eccetera. Ciò nonostante, poiché c'erano segnalazioni degli anni 80 da parte della Bottini di ritrovamenti in quella zona, abbiamo tentato di raggiungerli in ogni caso, e abbiamo trovato particolarmente interessante, queste sono le evidenze che si possono trovare anche in assenza di elementi ceramici, in una zona assolutamente non interessata da interventi
moderni, di qualunque tipo, e c'era questa, non so se si vede bene, questo sbancamento molto regolare, e che effettivamente non sappiamo cosa sia, però questa è la tipica evidenza che noi troviamo e che dobbiamo documentare, perché potrebbe essere relativa chiaramente a una sepoltura o a delle attività, per esempio, legate a una viabilità. Lì naturalmente bisognerebbe ripulire e vedere, appunto, come ho detto, il singolo elemento non ci dà un'informazione univoca. Nel momento in cui allargheremo l'orizzonte anche di quell'area, allora potremo capire e collocare questa evidenza. Intanto noi sappiamo esserci. Intanto noi sappiamo esserci. Un UT particolarmente interessante è la UT che abbiamo denominato UT6, che è praticamente in località Fiumara del Pegno. Da qui al solito dovrei riuscire a vederla, dovrebbe essere qua. Fiumara del Pegno, dove... qui la visibilità era ottima, come vedete dall'immagine, ecco, lì la visibilità è una buona visibilità perché il terreno era stato arato. Ecco, uno dei problemi del territorio è che purtroppo molte campagne sono state abbandonate, purtroppo, non si lavorano più. Ecco, questo oltre ad essere un danno per il territorio e per l'agricoltura, è un danno anche per l'archeologia, perché paradossalmente... E senza il relativo danno dell'aratura spesso è quasi impossibile individuare un sito. Ecco, quindi il danno spesso comporta anche il fatto che noi comunque possiamo identificare la presenza di un sito. Il fatto che per anni e anni un terreno non venga lavorato fa sì che anche laddove si sa che effettivamente ci fosse una frequentazione antica, probabilmente sul terreno comunque non troviamo nulla. Ecco, questo è un problema che si riscontra spesso, purtroppo. La particolarità di questa unità topografica è che già da terra si vedeva un'area in cui la terra era più rossiccia. Nell'immagine da drone questa cosa è risultata molto più evidente, e immagino che la vediate, no? Si vede una macchia rossa. Di solito quando c'è una macchia di terra più rossa, il primo pensiero che si fa è che sia stata soggetta a un'alta temperatura. Quindi l'idea che ci eravamo fatti, insomma, il primo pensiero era stato che potesse esserci una presenza di fornaci, legata al fatto anche che c'erano tante ceramiche, materiali di età tardo-repubblicana, di età romana, tardo-repubblicana, prima imperiale. Molti materiali, questa macchia di terra molto più rossa di tutta l'area circostante, ci avevano acceso la lampadina, che poi è stata confermata dal ritrovamento di questi elementi, che non sono altro che scarti di lavorazione. Le fornaci, giustamente, quando producevano anche degli scarti di lavorazione che venivano chiaramente buttati nel territorio prospiciente. Anche la vicinanza alla Fiumara è un altro campanello d'allarme, perché l'acqua era utilizzata nel processo di produzione. Quindi è molto probabile, questa è una delle cose più interessanti che abbiamo individuato nel territorio che, come ben sapete e come il professore Mollo spiegherà approfonditamente, è ricchissimo di evidenze di informazioni riscontrate nei decenni e nei secoli precedenti, ma che purtroppo oggi non hanno sempre una visibilità sul terreno che ne consenta l'identificazione. Quindi questa è particolarmente interessante, perché l'evidenza era lampante e non si conosceva. Un'altra unità topografica interessante è la cosiddetta, quella che abbiamo definito UT7, che è a nord-ovest, se guardate l'immagine, che è proprio qualche centinaio di metri a sud rispetto a Vigna della Corte. È un terreno abbastanza, in cui la visibilità è relativamente buona, ma non è lavorato da tanto tempo, come vedete, e qui sono stati trovati materiali che il cui orizzonte cronologico, sempre di età romana, tra tardo repubblicano e primo imperiale, si inquadra perfettamente nella cronologia dell'insediamento di Vigna della Corte, villa ostazio
ancora non è chiaro che tipo di insediamento fosse. E qui ritorniamo al discorso che ho fatto all'inizio, che il singolo scavo, se non si conosce il territorio circostante, non può dare dare informazioni che sono parziali, tant'è che lo scavo di queste bellissime strutture che è stato fatto a Vigna della Corte è rimasto un unicum e non è stato possibile ancora capire quale fosse l'effettiva funzione di quella struttura. Fatto sta che nel territorio circostante, anche a distanza di centinaia di metri, come per esempio in questa UT7 incontrata San Michele, ancora si trovano molte ceramiche, quindi c'era un insediamento che aveva la stessa cronologia dell'insediamento di Vigna della Corte. Possiamo immaginare, possiamo supporre ad esempio, che tutto il territorio attorno a quell'insediamento fosse sfruttato per esempio come un latifondo, e quindi questi materiali siano testimonianza della presenza di fattorie o di luoghi comunque di sfruttamento legati a questo insediamento. E informazioni più approfondite, legate per esempio anche allo studio della viabilità e quant'altro, potrebbero anche chiarire se si tratta di una stazione di sosta lungo una viabilità, o se si tratta di una villa che doveva controllare una fattoria, o se sono entrambe le cose assieme, o se non sia qualcos'altro ancora. Questo naturalmente necessita di uno studio più approfondito. Vado a concludere giusto parlandovi anche di un altro metodo che abbiamo utilizzato, perché non ci accontentiamo di quelli che abbiamo appena detto. Abbiamo utilizzato pure strumenti come il magnetometro. Il magnetometro è uno strumento geofisico che misura la differenza del campo magnetico di un oggetto sepolto e la differenza del campo magnetico di questo oggetto rispetto al campo magnetico del terreno circostante. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui questo strumento acquisisce dei dati, questi dati, che sono dei dati numerici, vengono trasformati in una mappa. In questa mappa verranno evidenziate le differenze di campo magnetico tra ciò che è sepolto nel terreno e il terreno stesso. Quindi, se per esempio c'è una struttura muraria, sarà evidenziata da un campo magnetico diverso. Ok? Abbiamo fatto queste prospezioni nel territorio di Vigna nell'area di Vigna della Corte. Abbiamo preso un'immagine satellitare. Sull'immagine satellitare abbiamo georeferenziato, per la prima volta che io sappia, i rilievi degli scavi della Bottini, e poi vi abbiamo sovrapposto i risultati della nostra magnetometria. Le mappe magnetometriche si presentano così. Le macchie bianche o nere rappresentano i valori in nanotesla, che è il sistema di misura del campo magnetico, che poi sono stati letti, interpretati in base ai valori e in base alle forme, e quindi abbiamo potuto individuare, a parte alcuni elementi non identificati, una serie di strutture che sono quelle in azzurro, che come vedete sono abbastanza lontane rispetto all'area di scavo e soprattutto hanno un orientamento diverso. L'orientamento diverso cosa suggerisce? Che non siano dello stesso periodo o che non facciano parte della stessa struttura. Di solito casa nostra, i muri di casa nostra hanno tutti lo stesso orientamento. Se cambia l'orientamento, probabilmente è una struttura di un altro tipo, è anche probabilmente, possibilmente, o anche di un'altra epoca, precedente o posteriore. Questo naturalmente andrebbe indagato e speriamo si possa indagare. Questo insomma, per farvi, volevo giusto presentarvi in maniera così preliminare soprattutto quelli che sono i nostri metodi e quello che è il nostro modo di lavorare, in maniera tale che voi sappiate, quando noi siamo sul territorio, quando ci vedete in giro, cosa stiamo facendo. Per il resto i risultati, per quanto preliminari, sono ottimi e speriamo appunto che i prossimi anni, le prossime attività ci diano ancora più soddisfazioni. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie al dottor Marco Sfacteria, grazie per la sua... Grazie a voi. Allora, a questo punto do la parola al professor Fabrizio Mollo. Sì, grazie. Sì, grazie. Allora, anch'io ho preparato una presentazione, ma forse è il caso di parlare a braccio, anche perché insomma non dobbiamo essere
come dire, troppo pesanti. Ci sono tante cose importanti da dire. Intanto io ci tengo a ringraziare pubblicamente il sindaco Paolo Campanella per l'insistenza e l'ostinazione con la quale ha voluto portare avanti questa attività di ricerca, che è frutto, dottore Adamo, di una visione, come dire, molto ampia. La ricerca ha bisogno di un approccio territoriale, lo diceva lei in maniera molto chiara, che superi quelle che sono le barriere geografiche e territoriali. Lei tenga conto che una vallata unica, purtroppo, è stata divisa tra due regioni, cioè la Valle del Lago Mercure, un unico contesto territoriale, deve essere conteso da due regioni, con tutto quello che ne determina. In antico non era così, era un unico grande comprensorio. Dall'archeologia straordinaria, il mio collaboratore, il dottore Sfacteria, ha fatto vedere un po' dei risultati che sono venuti fuori dal territorio di Castelluccio, ma tanto ci sarebbe in questo territorio. Io voglio ricordare la presenza del sindaco di Castelluccio Superiore, dell'assessore di Rotonda. A Rotonda c'è uno dei più grandi giacimenti paleontologici d'Italia, se non d'Europa, con un bellissimo museo che anche lì stiamo cercando di promuovere in una visione sinergica, perché Certo. Dobbiamo creare un'interdisciplinarietà, perché se non si crea questo, non si crea il sistema. Certo. Ognuno va per i fatti suoi. Certo, giustissimo. Ma giusto, giustissimo. Ma il sistema lo stiamo creando. Io devo riconoscere pubblicamente il merito all'onorevole Pappaterra, che con una visione che travalica anche quello che è il suo ruolo istituzionale, perché dico va oltre. Perché intravede quelli che sono anche i risultati di un'attività collegiale, sta mettendo insieme tutta una serie di attività di ricerca sul versante ionico e sul versante tirrenico. Perché non è vero, dottore Adamo, che questa zona sia poco conosciuta. L'archeologia è recente, ma sta dando grandissimi risultati, soprattutto sul versante delle popolazioni anelleniche. E qui vengo a salutare anche la sindaca, la mia cara sindaca di Laino Borgo. Lì abbiamo iniziato nel 2018 una straordinaria attività di scavo che ci ha portato a scoprire quello che è il più importante insediamento della valle, che è peraltro al confine con il comune di Castelluccio, le cui pendici nord sono nel comune di Castelluccio, che è uno straordinario insediamento enotrio. Emanuele Greco, che è uno dei più grandi archeologi italiani, l'ha definito il più importante insediamento enotrio rinvenuto negli ultimi 30 anni. Questa è una sua definizione. Ma soprattutto, come le dicevo un attimo fa, nel 1815, e le cronache dell'abate Gioia sono significative, questo povero abate Gioia racconta che i tedeschi, gli austriaci, erano venuti a scavare nella valle del Mercure. Certo. Certo. Che vennero per l'unità d'Italia, infatti, certo. Cioè, abbiamo molti reperti locali. Certo. Ma addirittura lei pensi. Poi aggiungo solo una cosa per questa. Non è un mio, io non ho detto che non c'è nulla. Vi dico che è arrivato il momento nella vostra comunità scientifica di evitare il pensiero dominante. No. Di riconoscere tutti i pensieri e tutte le ricerche innovative. Ci siamo detti prima, come mai gli enotri non decollano? Certo. Dobbiamo parlare solo di romani e di greci. Ma le dico questo, io non più tardi di 3 mesi fa, insieme alla collega dell'Università della Basilicata, Maria Chiara Monaco, abbiamo organizzato un convegno internazionale sugli enotri. Il convegno si è fatto il 6 e il 7 di dicembre del 2021, cioè 3 mesi fa. Quindi, come vede, c'è grande attenzione per gli enotri. Le dicevo, i tedeschi e gli austriaci vengono a scavare qui, trovano questo vaso che ha l'iscrizione
che utilizza l'alfabeto acheo di Sibari, ma le cui lettere non formano la parola della lingua degli achei sibariti, ma la lingua degli indigeni. Quindi in questo territorio, a Castelluccio Inferiore, è stato trovato il più antico documento epigrafico non greco mai rinvenuto in Italia. Quindi già questo è un dato straordinario. Il povero Gioia scrive sul suo libro all'inizio dell'Ottocento, dice: ma come mai il governo italiano ha dato la concessione di scavo al barone von Koller? Perché questo signore era venuto con la concessione data dal 1815. E quindi non c'era il governo italiano. No, c'era un regno. Bisogna essere precisi. C'era un regno. Che aveva delle linee politiche di interesse. Certo. Era per controbattere ed equilibrare la presenza degli inglesi. Certo. Però, dico, se si va all'Alt Museum di Berlino, c'è un'intera sala, che io definisco una sorta di sala degli orrori, con vasi che vengono dalla valle dell'Aomer. Poi con adesso la, in Sicilia è stata persecuta dei frammenti del Partenone, quindi. Lo so. Adesso c'è la demanializzazione nell'ambito di quell'accordo che è stato siglato qualche mese fa. Certo. Proprio dal sottosegretario Borgonzoni con il governo, certo, con il governo greco. Quindi nell'ambito di quelle che sono le politiche di patrimonio dell'umanità, quindi mi permetto di interloquire, forse per rendere anche un po' più vivace, sì, certo, questa fredda piazza per la meteorologia, ma non per gli argomenti, altrimenti anche per ravvivare, anche per far capire che cosa si sta facendo. Non è che si sta fermi, la pandemia ha fermato il tempo, ma adesso ci stiamo riprendendo il tempo perduto, quindi ed è bene che lei ci rappresenti tutte queste cose, perché molte volte sono più quelli che vengono da fuori a raccontarci quello che noi siamo, certo, che non quello che noi possiamo raccontare agli altri. Racconto un aneddoto, se me lo consente. Carlo Levi scrisse Cristo si è fermato a Eboli. Allora, i lucani apprezzarono in una prima fase che fossero stati raccontati nelle loro miserie al mondo. Quando Carlo Levi si candidò a Matera e disse: io ho raccontato al mondo di voi, ora a voi racconto il mondo, ci fu una ribellione dei lucani. Allora è bene avere queste provocazioni, perché noi ci dobbiamo svegliare da un torpore che ci accarezza negli ultimi 10 anni. Parlo da lucano questa volta. Certo. Ma dico, io parlo da calabrese con mamma lucana, quindi insomma anche io ho un sangue che scorre a cavallo, diciamo, nella valle del Mercure. E per questo, con grande sacrificio, stamattina siamo partiti alle 5 da Messina, siamo qui e lo facciamo quasi tutto l'anno, perché io ormai la gran parte, diciamo, delle mie giornate che non sono di università le passo nella Valle del Mercure. Con non le dico quale grande gioia di mia moglie e dei miei figli che rimangono da soli in Sicilia, ma io la vedo come una missione, quindi da questo punto di vista il nostro lavoro è un lavoro di sinergia. Io questo ci tenevo a dirlo pubblicamente. I risultati sono quelli di una sinergia che in questo territorio si sta mettendo in campo, perché è un territorio molto aperto, dove gli amministratori hanno capacità anche di vedere molto al di là del proprio naso, dove si sta facendo rete, e questa rete produrrà sicuramente dei risultati scientifici importanti. Io voglio ricordare che grazie alla sovrintendenza che ci autorizza e ci sta vicino per tutte le attività, noi stiamo studiando, sindaco, anche la collezione Aiello, che è la collezione donata, diciamo, da un illustre cittadino di Castelluccio, che peraltro, dottore Adamo, è una collezione di materiali quasi tutti di origine enotria, perché insomma qui c'è un substrato, come dicevo, enotrio importantissimo. C'è una fase romana, c'è una fase lucana straordinaria con l'insediamento di Santa Gada di Laino Borgo, insomma c'è tutto, c'è la preistoria. Bisogna fare rete, bisogna fare sistema. A proposito di progetti innovativi, noi abbiamo presentato adesso un Horizon 2020 con 12 università partner europea sui digital twins e sulle analisi utilizzando i satelliti. Quindi, come vede, insomma, l'università, il mondo della ricerca si muove con grande attenzione. Io le aggiungo che noi stiamo per sottoscrivere come MIC, con il MUR, i dottorati per l'archeomatica e per l'archeo digital operator. Perfetto. Ancora sui sistemi di innovazione del PNRR, il consorzio delle università siciliane ha presentato un progetto per la sensoristica innovativa indoor e outdoor. Io sono il referente Unime e, siccome
gioco per casa mia, ho presentato come caso di studio proprio la Valle della Omercure. Quindi c'è grande attenzione per questo territorio. Le aggiungo che noi, per risparmiare soldi, abbiamo chiesto la messa a disposizione della rete sensoristica dell'Istituto Nazionale di Vulcanologia. Il rischio è che lo Stato compra tre volte lo stesso servizio e ci abbiamo un ente dello Stato che vende a tutte le altre amministrazioni lo stesso servizio. Faccio nome e cognome: ISPRA. Certo. L'ISPRA ha la capacità di arroccarsi il diritto di raccontare i beni culturali per colpa della mia amministrazione, che non va a raccontare cosa fa nell'ambito delle politiche di prevenzione. Ma nel contempo ISPRA vende servizi che sono pubblicamente fruibili, lo dico agli amministratori pubblici, sono gratis e la Protezione Civile li dà, non comprate da venditori di tappeti di innovazione tecnologica. Grazie. E quindi concludo, diciamo, per non rubare ulteriore spazio, dicendo che da parte nostra, da parte della nostra università, ci sarà grande attenzione per questo territorio, come insomma è evidente a partire dal 2018, le nostre ricerche continueranno, soprattutto andremo avanti con il progetto che sta portando, che ha promosso il Parco Nazionale del Pollino, per mettere in rete, in quell'ottica di coinvolgere tutti i partner, per mettere in rete tutte le indagini archeologiche, diciamo, dei due versanti del Pollino, perché esiste un'archeologia anche della montagna che fino a qualche decennio fa era sconosciuta, e su questo purtroppo dobbiamo prendere atto, perché le ricerche, diciamo, in montagna non esistevano. Esiste un'archeologia della Sila, esiste un'archeologia del Pollino, esiste un'archeologia anche dei bacini montuosi, che sta dimostrando come queste aree fossero abitate in tutte le epoche, e noi da questo punto di vista vogliamo dimostrare il potenziale di questo territorio con investimenti che sono molto forti. Quindi grazie a voi per l'occasione che ci offrite, grazie alle istituzioni locali che insomma supportano la nostra attività di ricerca. Da parte nostra sarà l'impegno a continuare. Una breve domanda. Prego. Capita. Professore, proprio stanotte su Rai News 24 hanno parlato il comando dei carabinieri di tutela dei beni verso il museo di Berlino per la richiesta di restituzione di alcuni vasi, come in questo caso l'Idria Attica o qui che raffigura Apollo, e c'è stata una richiesta, perché lei sa meglio di me che molte delle nostre opere del patrimonio storico archeologico sono state spesso trafugate e poi anche sono finite anche in alcuni musei del mondo. Quindi volevo una sua considerazione a proposito di questo. Poi forse vuole parlare anche il dottore. Naturalmente la questione è molto delicata dal punto di vista giuridico, insomma qui insomma il collega funzionario può rispondere forse meglio di me. E non è facile avere la restituzione, bisogna provare che questo bene è stato portato via, ci sono delle condizioni giuridiche particolari, per esempio nel caso dell'Olla di Castelluccio temo che ormai non si possa fare più nulla. Però il caso che ha citato prima lei, dai musei di Berlino o dall'Olanda, quello è un problema serio. Lì è stato possibile dimostrare come... Professore, del quale poi chiederò il suo progetto di monitoraggio plurisistemico, anche per fare una comparazione tra quello nostro e quello che voi fate, perché siete a statuto speciale. Quindi, diciamo, l'Italia poi ha anche queste caratteristiche. Quindi. Il Comitato per le restituzioni delle opere trafugate è molto ben regolamentato. Allora, o passi la tesi e la teoria che le raccomandazioni dell'ICOMOS e dell'UNESCO portino a far ottemperare gli stati alle restituzioni sicché semplicitino, o altrimenti vanno verificate le condizioni. Trafugare un'opera bisogna capire in quale contesto è avvenuto. Qua abbiamo invece una cessione probabilmente libera in un momento in cui non esisteva la tutela. La tutela in Italia nasce dopo l'istituzione del Dipartimento, o meglio del Direttorato, della Direzione delle Antichità e delle Belle Arti presso il Ministero della Pubblica Istruzione, dopo il 1861. Inizia la prima azione di salvaguardia e di tutela. È citato in uno dei vostri rapporti che durante una campagna a scavi per la realizzazione della ferrovia erano venuti fuori altri elementi. Lì, se si vanno a prendere i rapporti fatti dall'allora Ministero
dell'istruzione, anche per la costruzione delle ferrovie venivano fatti importanti ritrovamenti. Quindi questo che sarà frutto come recupero riguardano gli accordi bilaterali sulla restituzione, perché stiamo operando in un regime di diritto internazionale, quindi tutto è regolato in base a accordi bilaterali, salvo se non siano opere trafugate di recente trovate poi sulle aste. Purtroppo noi abbiamo due teorie diverse, cosa che ne parlavamo con il TPC, con il colonnello Cullotta che adesso andrà su a Bruxelles. È la distinzione tra i paesi mediterranei che hanno la cultura della conservazione dell'eredità e i paesi colonizzatori e predatori che sono prettamente anglosassoni. Quindi, e su questo ci stiamo trovando con grandi difficoltà, per cui spesso l'arma dei carabinieri si è accensito sul suo dashboard e sul suo data, sulla sua raccolta dati, un bene si presenta in maniera che non sto qui a dire, ma va a verificare sulle aste, laddove è possibile si può recuperare se sono ascrivibili a denunce internazionali, per il resto è un negoziato bilaterale. Vediamo quello che facciamo con il Getty Museum. Allora, la gran parte dei beni del Getty Museum in Basilicata avviene, soprattutto la depredazione fatta nella zona del Venusino, avviene quando lì c'era la base aerea americana con la quale andavamo a bombardare l'Ucraina e durante la Seconda Guerra Mondiale. Dottor Dada, il nipote di Borghetti non fu rilasciato sulla... Vabbè, questa è un'altra storia, è meglio non riaprirla, perché qui c'è una vicenda molto particolare di operazioni chirurgiche, quindi... Se voleva avere una notizia dove fu ospitato nascosto Polghetti, si racconta a Villa Piana. Ecco, l'ha raccontato un medico prima di morire. Bene, allora, sì, comunque ha fatto bene il dottor D'Adamo forse a rendere più vivace questo dibattito, perché in effetti è bello anche quando poi si incrociano. Certo. Quindi, bene, allora vuole aggiungere qualcos'altro, professore? Allora do la parola al dottor Francesco Tarlano, funzionario della soprintendenza all'archeologia, belle arti e paesaggio di Basilicata. Buongiorno a tutti, e io ci tengo a ringraziare innanzitutto il sindaco per avermi coinvolto in questa giornata. Mi trovo quasi in difficoltà a dover parlare dopo questi tanti interventi davvero interessanti, tra i quali ho tratto anche molti spunti che spero di poter in qualche caso citare, però davvero una giornata molto interessante, soprattutto una giornata nella quale si parla di patrimonio culturale alle comunità. Secondo me è un esperimento assolutamente riuscito, perché è il modo più importante per far sentire come proprio il patrimonio del territorio. Porto i saluti della soprintendente, la dottoressa Luigina Tomai, che per motivi personali non è stata impossibilitata a essere presente qui, però ci teneva davvero molto e quindi mi ha incaricato appunto di portare i suoi saluti. E ci tengo anche a narrare un po' come è nato questo discorso a tre, diciamo, tra il comune, l'università di Messina e la soprintendenza. E il sindaco con un'azione energica ci ha tenuto ad avviare questo progetto, ed è veramente lodevole l'azione degli amministratori locali che si attivano nell'aprire questi dialoghi tra gli enti istituzionali come la soprintendenza in questo caso e l'università, e poi con il professor Mollo, con il quale sono davvero posso dire di essere amico, insomma, del professor Mollo per le tante attività, le cose che abbiamo fatto insieme. Abbiamo presentato a Maratea un volume nella scorsa estate, abbiamo avviato questo progetto qui, ho preso parte anche al convegno che lui ha organizzato sugli enotri a Potenza, quindi è stato davvero bello, insomma, fare in modo che il professore venisse a lavorare su questo territorio. Il sindaco parlava di scavi, noi abbiamo indirizzato piuttosto l'azione su attività conoscitive che non prevedano, almeno in una prima fase, l'azione distruttiva dello scavo. Piuttosto io ricordo una summer school che organizzai
tanti anni fa insieme all'Università di Bologna, in cui si parlava di andare in profondità senza scavare, questo era il titolo, no? Ed è un programma secondo me importante per la conoscenza del territorio e l'attività. Il professore e il dottor Sfacteri hanno spiegata ovviamente meglio di me per quanto riguarda appunto la conoscenza del paesaggio, la lettura integrata attraverso la multidisciplinarità appunto con i sistemi che vanno dall'analisi classica dello studio delle fonti all'analisi della cartografia, l'aerofotogrammetria, fino poi ovviamente al survey di cognizione sul campo di cui si è parlato prima, fino poi anche all'utilizzo delle tecnologie proprio per la conoscenza a tutto tondo della storia di un territorio. Questa è la finalità del progetto che il professore sta portando avanti e che sicuramente è fondamentale nell'azione della ricerca, però in questo io spero di poter in qualche modo portare una testimonianza anche in quello che è la trasformazione, in come si sta trasformando la figura dell'archeologo anche all'interno dei quadri ministeriali, perché secondo me è importante, e ci ho tenuto tantissimo che venisse inserita questa clausola nella convenzione, che il risultato del lavoro, i dati finali, vengano recepiti all'interno dello strumento urbanistico territoriale. Perché? Perché l'archeologia, il dato archeologico deve entrare, non deve limitarsi appunto alle pubblicazioni scientifiche, allo studio, a chiudersi all'interno di un ambiente solo accademico, ma deve rientrare all'interno di un discorso di pianificazione del territorio, proprio per fare in modo che la tutela e la valorizzazione del territorio partano dalla conoscenza del territorio e dalla restituzione alla comunità appunto di quello che è il dato anche archeologico. E diciamo che questo strumento è fondamentale per la lettura integrata appunto del paesaggio, perché il paesaggio, il patrimonio culturale è costituito dal bene culturale, il bene archeologico per quanto ci riguarda, ma anche dal paesaggio, dal paesaggio archeologico che si evolve nella storia e che deve, nel momento in cui viene governato da determinate azioni, deve prevedere necessariamente anche deve tenere in conto anche dell'archeologia. Questo ovviamente non solo per la tutela, ma per una tutela che sia partecipata con le comunità, con le amministrazioni locali, ma poi per la valorizzazione. Il dottor Radama parlava appunto di questa trasformazione dalla tutela alla valorizzazione. Io posso dire che mi occupo un po' dell'uno e dell'altro, in quanto da meno di un anno lavoro anche per la direzione regionale musei della Basilicata per quanto riguarda il museo archeologico. Sono stato incaricato della direzione del museo archeologico di Grumentum e del parco archeologico di Grumentum, quindi in questo senso è importante secondo me che si dialoghi con le comunità, con la comunità scientifica innanzitutto, e penso anche a un lavoro che abbiamo fatto per l'Alta Val d'Agri, molto simile sullo studio del territorio con il survey, con le ricognizioni, che è servito da base per il riconoscimento dell'area come zona di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 142 lettera M. Questo è un aspetto fondamentale, perché io coordino le attività della sovrintendenza all'interno delle attività del comitato paritetico per il piano paesaggistico regionale. In questo senso quindi il dato archeologico, la storia del territorio, entra all'interno di un discorso di governo del territorio, e quindi è evidente il dialogo sempre più costante con le istituzioni. Tra l'altro abbiamo iniziato anche un'attività di interlocuzione per il piano del parco, per fare in modo che anche il parco del Pollino. E quindi diciamo che gli aspetti sono numerosi sui quali si può discutere, si può dialogare. Per esempio mi fa molto piacere che si sia parlato anche di turismo sostenibile, della ciclovia, che ho avuto la fortuna, diciamo, da appassionato di percorrere, e quindi
questo è un territorio che secondo me merita tantissimo. Io sono lucano, però non lo conoscevo a fondo e ho scoperto dei tesori che sicuramente sono devono essere valorizzati e devono entrare in una rete, così come si sta facendo appunto per il patrimonio archeologico. E io mi fermo qui, non voglio rubarvi altro tempo, però sono sicuro e sono convinto che questa sia stata una giornata importante per un confronto, per la presentazione di attività. Purtroppo non l'ho detto, le attività la convenzione è stata siglata nel 2019 tra soprintendenza, università e comune, poi purtroppo via della pandemia si è giunti a una sola campagna di survey, però è fondamentale che venga coperto l'intero territorio comunale per fare in modo appunto che il dato poi sia il più omogeneo possibile per una lettura della storia di questo paesaggio e per fare in modo che l'archeologia contribuisca, si trasformi in modo tale da contribuire alla crescita delle comunità. Grazie. Grazie al dottor Francesco Tarlano. Allora siamo in fase di conclusione. Prima di dare la parola al sindaco Paolo per i saluti finali, vorrei ringraziare comunque tutti gli ospiti veramente di cuore, e anche nel parterre la sindaca di Laino, l'assessore di Rotonda, il sindaco di Castelluccio Superiore e i rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri e tutti comunque quelli che hanno partecipato, perché è stata una condivisione bella, anche vivace e forse insolita, non siamo abituati a questo tipo di dibattiti, certo, così specifici ma anche così affascinanti. E quindi per chiudere con le parole del professor Mollo, del presidente Papatera, del dottor D'Adamo, questo territorio anticamente non esistevano i confini regionali o comunali, quindi la Valle del Mercure c'era una sorta di sorellanza e di fratellanza tra i sette borghi antichi: Mormanno, Laino Castello, Laino Borghe, Rotonda, Vigianello, Castelluccio Inferiore e Superiore. Quindi questo può essere un volano di buon auspicio universale per uno sguardo al futuro che ci veda veramente in grado di cooperare in armonia, in equilibrio per valorizzare il nostro territorio e tutto il vasto territorio del Parco Nazionale del Pollino, come diceva il Presidente, 200.000 ettari, quasi 2.000 chilometri quadrati. Quindi vi ringrazio, è stato per me un onore aver potuto svolgere questo ruolo di moderatore. Do la parola al sindaco Paolo Campanella. Grazie anche a te Domenico. Ovviamente è stato effettivamente il primo appuntamento. Ora noi proseguiremo sicuramente nell'ambito di quella che è la convenzione, andiamo avanti con la nostra attività e con l'auspicio vero che, a parte la territorialità che è rappresentata anche dai nostri amici amministratori, quindi Maria Angelina, l'assessore della Rotonda, Giovanni, che non ha diciamo i confini regionali, ma soprattutto perché questo possa veramente diventare un volano diciamo di aiuto a questo territorio, che in questo momento si parla sempre di resilienza, e adesso iniziamo noi da questa resilienza, perché ormai è da questo noi dobbiamo avere forse uno, purtroppo lo dico, ma non lo so se dico fesserie, però probabilmente il fatto che noi non abbiamo subito una grossa industrializzazione ci ha consentito di conservare i territori. E quindi oggi, se la lettura che noi diamo a questa conservazione è quella di riscoprire quello che è il nostro territorio, con ogni probabilità, forse qualche piccola speranza alla resilienza potremo avercela tutti. Grazie. Volevo dire soltanto una cosa: ovviamente la festa proseguirà nella giornata, lo sapete, andiamo avanti con questo. Un saluto a Mario Roberti, diciamo dalla regia qua. Grazie. Grazie anche al dottor Piero Sciarra di Telemormanno per il suo filmato che sarà sicuramente poi diffuso e interessante. Grazie a tutti allora. Okay. Ringraziamo l'amministrazione comunale, la Proloco, e vi invitiamo a un aperitivo offerto dalla nostra amministrazione.